Code Emotion. Ok, buongiorno, sono Giuliano Iacobelli e vi presento Stamplay. Stamplay è una piattaforma che permette ai brand di sfruttare la gamification per aumentare da un lato l'engagement col cliente, la customer experience, e allo stesso tempo profilarne meglio i dati. Allora, ad oggi le promozioni e le loyalty soffrono di tre grandi problemi. Da un lato sono tutte uguali, perché sono tutte fatte per il mass market. Dall'altro offrono ricompense di un valore irrisorio. Solitamente quando voi fate un programma fedeltà, il premio che riuscite a conquistare ha un valore che non supera l'1% di quello che avete speso per arrivare a conquistarlo. Ed infine sono monodimensionali. Monodimensionali vuol dire che vi premiano soltanto al momento della transazione, ovvero al momento in cui comprate quel bene o quel servizio. I brand stanno evolvendo molto l'approccio alle promo e alle loyalty, perché hanno bisogno di una profilazione dell'utente sempre maggiore per poter capire meglio di cosa ha bisogno quel cliente, quel consumatore, quindi fare upselling di nuovi servizi. Sono iniziative che sono completamente integrate con la comunicazione del brand e inoltre si muovono sempre più verso il web e il mobile. Quello che noi intendiamo fare con Stamplay, o meglio, che facciamo con Stamplay, è quello di innanzitutto estendere i programmi di loyalty a tutti i touch point che ci sono tra il consumatore e il brand. Questo vuol dire non più soltanto il prodotto finito o il servizio che viene acquistato, ma anche quando il consumatore si relaziona con il brand, quando è presso il punto vendita, quando è sulla pagina web o quando visita la sua pagina pubblica di Facebook. Inoltre usiamo la gamification al fine di poter premiare l'utente per tutte quelle sue azioni che hanno valore per il brand, che non è più il momento soltanto in cui viene comprato il servizio, ma è anche quando fa una recensione su internet, quando pubblica qualcosa sul suo social network in merito a quel brand o quando aiuta altri clienti su piattaforme di social CRM. Il modello di gamification a cui ci siamo ispirati per Stamplay è quello dei casual games. I casual games, che tipicamente immagino qualcuno, molti di voi ce l'avranno installato, sono strutturati con un pattern ben preciso. Hanno dei mondi con poi dentro dei schemi di livelli che possono essere superati, in cui trovate dei contenuti e che possono essere superati con una determinata performance. E quello che succede su Stamplay è esattamente la stessa cosa. La piattaforma web, questa è una demo che noi abbiamo messo online funzionante, che rappresenta ad esempio delle collezioni per un editore fittizio, ok? La raccolta si svolge esattamente con casual game, avete in cui i livelli sono i nostri bollini, che è la metafora con cui rappresentiamo il livello che viene superato. Il bollino fondamentalmente è un contenuto che può avere qualsiasi cosa, può avere contenuti puramente esperienziali, quindi video, contenuti esclusivi, videogiochi, con cui l'utente quindi può interagire e sbloccare nuovi livelli o sbloccare nuove raccolte, quindi un rapporto puramente esperienziale, oppure possono contenere premi e coupon di sconto rispetto al servizio, al brand con cui si relazionano. Insieme a questo, ovviamente, condividendo le informazioni online, hanno la possibilità di raccogliere dei punti social per Facebook e Twitter, che al momento sono quelli principali, quelli che contano, che poi possono essere riscattati presso il brand come nella logica che il brand meglio crede. Questo purtroppo non è ancora un cliente, però è un mock-up concreto perché ci hanno chiesto di partecipare ad una gara e quindi abbiamo ipotizzato un piano di lavoro per Alitalia. Nel caso d'uso specifico si immaginava un viaggiatore che compra un biglietto per Londra e gli viene chiesto di partecipare alla collezione Mille Miglia Airlines, in cui trova la collezione London Diaries. La collezione London Diaries è un gioco fondamentalmente in cui lui in ogni livello gli viene consigliato qualcosa da fare a Londra. Ok, per andare avanti dovrà esprimere un giudizio se quella cosa gli è piaciuta o meno, e in più può trovarci sconti o aggiungere cose da mettere alla wish list, potrebbe trovarci la guida digitale della Lonely Planet per Londra. E quindi da un lato lui interagisce con la piattaforma, accumula informazioni, il consumatore si diverte, dall'altro, richiedendo il rating sulle cose, noi siamo in grado di profilare il comportamento e capire cosa piace di più a quell'utente. Quindi dal punto di vista tecnologico, noi abbiamo un game engine che fa da driver principale per quello che riguarda la customer experience e l'engagement, cioè le persone giocano, si divertono, ma parallelamente è il motore che ci permette di raccogliere i dati su queste persone, contornati da quelli dei social network con cui parliamo via API, con i contenuti che forniamo noi con dei semilavorati o che può mettere il brand a disposizione con la loro creatività e che poi si andranno a tendere a integrare con i CRM dei brand per avere un quadro completo della persona. Mi permetto la nota che siamo stati selezionati da Microsoft nel programma BitSpark come startup ad alto potenziale e stiamo beneficiando del servizio in cloud di Azure. La nostra strategia di go-to-market in questo momento si svolge su tre punti principali. Da un lato abbiamo la vendita tramite attività commerciale direttamente con i brand. Dall'altro partnership con agenzie. Non vi posso dire quali, ma alcune di queste hanno già degli ottimi feedback, da cui la gara di cui vi menzionavo prima.
e poi portando il servizio in totale self-provisioning, che è quello che ci permetterà di scalare. Noi puntiamo nel 2012 di consolidarci in Italia e nel 2013 vogliamo affacciarci sul mercato internazionale ed europeo, quindi dobbiamo permettere alle agenzie creative o ai brand di essere più autonomi possibili, sennò facciamo fatica a scalare. La roadmap di sviluppo, visto che qua di questo si parla, di quest'anno è in questo momento completare gli ultimi dettagli della piattaforma e creare dei semilavorati, in modo che chi la vuole usare ha dei modelli da poter customizzare, da poter implementare direttamente, non deve creare delle creatività da zero, da mettere all'interno dei bollini che fanno parte delle raccolte che vanno a creare. Poi ci preoccuperemo di tutto ciò che è il self-provisioning dei servizi e di aggiungere funzionalità che permettano una più raffinata possibile analisi di quello che è il taste graph dell'utente, di quello che gli piace e di cosa lo fa. E per fine anno vogliamo iniziare l'integrazione con i più grossi sistemi di CRM che ad oggi usano le grandi aziende. Il team al momento è composto da 3 co-founder. Il primo è Nicola Mattina, imprenditore che si occupa del lato business. Il secondo è Francesco Tersini, designer toscano. E infine ci sono io, ingegnere del software, laureato, che mi sono laureato qua peraltro, che si occupa dell'aspetto tecnologico e che finora è quello che ha sviluppato la piattaforma. Siamo noi 3, però siamo ben strutturati perché ogni ruolo riesce a coprire più o male quello che di una startup ha bisogno all'inizio. E beh, adesso vi chiedo di giocare un gioco, provate a indovinare che cosa sto cercando. Tutti timidi. Proviamo. Clienti? Ni. Ho il piacere di dirvi che abbiamo già dei clienti accreditati e ci stiamo iniziando a lavorare concretamente. Qua devo cliccare sulla freccetta, mi sono scordato. Comunque, è quello che ho appena detto. Soldi? E guardo, è sparito. A soldi, dettore, è scappato. Soldi? Non mi sbilancio. Non vi posso negare che ci fanno schifo, ma non è comunque il contesto in cui chiedo, se non mi sembra il posto in cui fare fundraising. Dettore è pure scappato, quindi comunque non ci sarebbe speranza. Giacerilli, però è mimetizzato. Quello di cui abbiamo bisogno in realtà in questo momento sono sviluppatori appassionati, a cui piace lavorare in una startup, che vogliono fare questa incredibile avventura, che sappiano fare cose incredibili. Se hanno anche un bello score su Guild, neanche voglio il curriculum, cioè vanno bene così. E per entrare più nel dettaglio, ho bisogno soprattutto perché ho 2 mani soltanto, non ce la faccio a fare tutto quanto, di uno sviluppatore per la parte front-end, che quindi abbia principalmente conoscenze di PHP e JavaScript. Tutto il front-end noi lo abbiamo sviluppato sul framework EA. Se lo conoscete, meglio, se no si studia, non è niente di incredibile. E dall'altro lato ci interessa un game developer, una persona in grado di sviluppare giochi in HTML5 e JavaScript. Se conosce qualche game engine di quelli più noti sul mercato, tipo Lime.js o Spray.js, è più che benvenuto, perché in questo momento abbiamo bisogno per creare i semilavorari di cui parlavamo. Il bollino di fatto, nota tecnica, è sviluppato con la logica delle applicazioni di Facebook. Quindi dentro ci può stare qualsiasi cosa che può essere messa online, purché parla con le nostre API. Perciò, se ve la sentite di accettare la sfida, qua avete tutti i miei contatti. Io ci ho messo 8 minuti e 20, quindi avete 1 minuto e 40 per segnarveli. Il desk sta là. Io torno domani, perché adesso purtroppo devo scappare, mi porto via l'adattatore. Però aspetto almeno, saremo un centinaio scarso, 80. Io voglio 40 proposte, Va bene? A parte quelli che già stanno facendo la loro. Code Emotion.